Allora ragazzi, oggi iniziamo una nuova modalità di Minecraft che abbiamo inventato. Esatto. In questa mappa, in cioè questo momento anche. In questo momento praticamente dobbiamo ucciderci, però prima ci dobbiamo nascondere nella mappa, capite? È una cosa. Esatto. Molto... cioè praticamente adesso io vado, tu Gabri stai un po' distante da me perché chiaramente. Va bene, va bene. E praticamente niente, ci dobbiamo nascondere. Poi dopo io darò il via a voce. Quando daremo il via ci dobbiamo sfidare e vedere chi sopravviverà. Ha laggato tantissimo. Gabri, cosa sta succedendo? A me sta laggando. Ma come? Ah, tantissimo, ma non è normale. Cioè a me non è. No, non è normale. In realtà anche a me in questa zona. Allora sai che può essere qualcosa di problematico della mappa, può darsi. Mi sa che può essere qualcosa di problematico. Purtroppo però non va bene questa cosa, perché se è un qualcosa di problematico, noi come facciamo, ragazzi, a fare? Infatti, ma poi sono in questa zona. Cioè non è normale. Infatti, oddio, aspetta, spero che io non continuo, vero? Spero di no. Perché no, sennò sarebbe un problema della mappa e dovremmo cambiarla. Ma non vorrei. Quindi ragazzi, state vedendo questo video perché non abbiamo cambiato mappa. Esatto. Speriamo di non doverla cambiare, mannaggia. Beh, noi. È carina questa mappa. Infatti è molto bella, ma non so cosa hanno usato per costruire. Ragazzi, lo vedete lì in fondo? No, mi avete visto. che domanda era questa? Mi avete visto, che schifo. Ma no, ma poveri, ma scusami. No. Ma nel senso, più che altro a te. A me. Non volevo. Meno male, Gabriel, non lo so, cioè. Non so, odi tunisiani per caso? No, non li odio. Io odio il modo in cui li chiamo. Adesso siete il popolo, non siete più i tunisiani, ok? Siete popolo, allora. Ah, il nuovo nome. Assolutamente, quindi popolo. Adesso noi qua siamo in questa mappa. E tranquilli che Gabri non ci deve vedere. Minimamente, dobbiamo andare furtivamente. No, io non vedo niente. A nasconderci, beh, speriamo per te che tu non veda niente. Ma tu sai, esatto. Dove, tu sai dove sono io? No. Cioè vabbè, e dico... te sai dove sono io? No, in teoria no, cioè nel senso forse... Ah, meno male. Ma cosa... Ah, ho trovato un bel posto. Ah, hai trovato... E cosa fai in quel posto? Dimmi un po'. Non devo stare lì. Esatto, solo quando ti do il via devi partire. Vabbè, diciamo che anch'io mi sono nascosto. Quindi ora via, possiamo partire! Via. Va bene. Sì, esattamente, proprio così. Però ti devo cercare, Dennis. Certamente che mi devi cercare. Quindi se tu sei un po' schifoso, non ti permetterai mica di fare una cosa troppo schifosa, vero? Cosa? Cioè, nel senso, veramente fai un pochino schifo. Quindi se fai schifo non puoi far schifo. No, oddio, cosa ho trovato? Cos'è che hai trovato? Ho trovato un passaggio che va sotto la mappa. No, allora questa cosa non si può fare. Però. Lo so, non ci vado. Cioè, saresti. Rimango veramente... sulla mappa. Lo so. Ma poi era pieno di mostri. Ma cioè, no, ci stavo per morire. Faresti davvero tanto schifo, Gabri, comunque. Stavo per sprecare l'ultima possibilità che avevo. Esatto. Quindi non la uso. Esattamente, non la devi proprio usare, perché se la usi ti picchio. Ah, grazie. Cioè, già gli scheletri mi ammazzano. Ma come, ma sei così maltrattato? Sì, ma adesso sono nella mappa, non ci sono più lì sotto. Ma scusami, tu dove sei adesso in questo momento? È nella mappa. Vabbè, ok, grazie al cavolo, ma sai che prima... Più o meno al centro adesso. Ok, ma prima eri vicino a me, caro Gabri. Come ero vicino a te? Sì, e non mi avevi visto perché io ero molto bravo, molto arguto. No, molto non ti ho visto. Molto shiftato, stupido. Che schifo. Ma quindi io ti sto cercando, te non mi stai cercando. Cioè, in realtà mi hai visto. Esattamente, praticamente ora dovresti cercare tu, poi dopo cerco io praticamente, capito? Ah, capisco, cioè, non ti sto trovando. Però comunque io posso combattere, cioè nel senso non è che... Sì, va bene. Per ora mi posso difendere, poi dopo ti devo cercare. E una volta che ti cercherò... Devo vincere io. Vincerò io, Gabri, non lo puoi sai. Vincere te. Cosa hai detto? Dunis vince sempre, non è che... Cioè, non può non vincere. Non è vero. Ah, non è vero? E chi ti dice questo? Dimmi un po'. Io lo dico. Ah, tu lo dici? Chi saresti tu? No, scherzo. Non vorrei mai offendere. Esatto, non devi offendere Dunis. Esatto. Ma non ti sto trovando, Dennis. Mi spiace molto per te, Gabri. Purtroppo avrei qualche difficoltà. Ma sono vicino. Ma guarda, possiamo dire che sei un fra... Che hai un po' di difficoltà, diciamo, nell'essere vicino. Perché comunque io non ti vedo che sei vicino. Quindi secondo me non sei tanto vicino. Secondo me sei molto lontano. Però, magari. No, potresti essere... Ma dove sono finito? Se non lo sai tu, Gabri. Ah no, ho capito. Io intanto non sto
ancora usando i cheat comunque. Non so se... Cosa? No, niente, non ho detto niente, assolutamente niente. Cioè, io non mi permetterei mai di usare i cheat. No. Figuriamoci, vale. Io usare cheat, ma quando mai? Non cioè, vale. Assolutamente è no. È contro il regolamento. Scusami? Chi ha deciso questo era il regolamento? Non lo so, nessuno, credo. Ah, ecco. Senti, però io mi sto già rompendo le palle, nel senso, quindi... Cosa? Niente. Quindi, adesso... cerca di trovarmi. Non ti trovo. Quando ti avevo detto che non eri vicino... È troppo grande questa mappa. Allora, stai zitto. Quando ti avevo detto che non ero vicino, eri vicino per davvero, però. Ah. Sì, perché non è mica... Cioè, se sei vicino, mica ti dico, oh, sì, sei vicino, sei proprio davanti a me, vieni ad ammazzarmi. Cioè, secondo te sono deficiente? Non lo so. Cioè, secondo me non sono così deficiente. Poi, boh, fai te, Gabri. Cioè, nel senso, se ma pensi che sei. Ma non ti sto trovando. Ma perché sei tu deficiente, allora? Ma non conosco la mappa perché è troppo grande questa. Dai, ma è da mezz'ora che ti vedo, però. Non è possibile. Cioè, nel allora, senso... io non capisco niente qua. Non ci sto capendo niente. Ma come fai a non capirci niente, ma Gabri? Ma scusami. Allora, qua non ci sei. Ma non puoi non capirci mai niente. Cioè, dai, ma scusami, ma muovi quel sederone. Cioè... Cosa? Scusami! Non ti trovo. Ma muovi il sederone. Ah, forse ho trovato un posto, ma non sei qui, quindi niente. Ma che posto hai trovato? Ma scusa, ma ragazzi, avete visto che è proprio imbecille con questo Gabri? Ma questo posto qua si scende ancora. Ma io ti ma sto cosa? Vedendo, adesso ti vengo a prendere io. Va bene. No, è il tuo turno di venirmi a prendere, muovi quel sedere. Non ti trovo. Che ti io sto mi sto provando. Mi sto muovendo per tutta la mappa, ma mica mi posso far vedere davanti a te, perché sennò poi lo sai so, come. Lo so. Ah! Schifoso. No, allora Gabri, se non te ne vai via, io ti uccido. No. Mannaggia te e alle tue chiappone. Ah! No! Ti ho ucciso! No, non vale. Non vale. Uccido il Gabri. Non vale. Mi stavo stiracchiando un attimo perché avevo voglia di stiracchiare. Ok, scherzavo, due indiani, aspettate un attimo perché niente, mi sono ripreso. Allora, praticamente, cosa sta succedendo? Scusatemi. Io non ci sto capendo niente. Allora, ho trovato qua un totem del non morto. Se vuoi prenderlo, prego, fai pure, Gabri. Mi posso tippare? Sì, ma tu stai urlando un po' troppo. Ma come? È appena caduto il mio iPhone. Ah. Non è che... sì. Non è... No, speriamo che non si sia rotto. Ma no, ma non si romperà mai l'iPhone. Resiste. Sì, resiste. Infatti adesso lo calpesto pure, ciapale. Ma povero. Allora, no, non è un antipatico. Allora, adesso ci dobbiamo nascondere, quindi vai... Però non abbiamo più possibilità adesso. No, ce l'abbiamo. Devi prenderti un altro totem, tu. Ah, va bene. Io vado, cioè non devi guardarmi però. Cioè, non... Sì, lo so. Ma quindi adesso mi adesso devi trovare te, Dennis. Adesso caccerò io il tuo sederone. Ah, capisco. Esattamente. Non voglio morire. Prima ci nascondiamo, ragazzi, e poi cacciamo il sederone di Gabri. Cosa? Esattamente. No, non devo morire. Ah, sì che allora... Non voglio morire, sono troppo giovane. No, non è vero, sei assolutamente carne marcio. No, cosa? Nel senso, sei carne... La carne degli zombie. Sì, sei carne putrefatta, in putrefazione proprio. No, non è vero. Possiamo dare il via alle danze! Ha già iniziato? Sì, sei pronto, vero? Sì, più o meno. Gabri, però una cosa! Sì. Quando devo rispondere subito, lo so. Quindi ti svegli? Sì, sono sveglio. Ok, perfetto, sarà meglio che sia così. Io mi sono appena reso conto che potrebbe essere che il telefono è caduto perché la mamma mi ha scritto di non urlare perché è tardi. Potrebbe essere, spero di no. Mammina, mi dispiace. Allora, però adesso continuiamo, ragazzi. Quindi praticamente cosa va a succedere adesso in questo preciso secondo dunisianesco? Gabri, sei pronto, vero? Sì, sono pronto. Via alle danze. Diamo il via a queste danzone. Balliamo. Stavo cadendo giù per la montagna. Allora, dove sei però adesso? Schifoso. Allora, tu ti sei nascosto più sotto le scale, giusto? Può essere. Cioè, non lo so neanche bene io dove sono. Cioè, nel senso, non è che sono sotto, è più o meno. Ok, allora ti cercherò e poi ucciderò il tuo sedere. No, non vale. Non sì, vale. Vale come? Perché Dunis può fare queste cose. Ma io devo vivere. Cose. Mi dispiace, ma quando arriva il turno,
Non si può fare niente. Ma certo che comunque sto parlando da psycho, cioè nel senso non vorrei. No, dire no, no, no. Un no, po' no. Da psicopatico, cioè sto parlando. Capito? Capisco, capisco. Vorrei evitare di essere così fuori di testa comunque, cioè nel senso. Spero di non esserlo anche nella realtà, per carità, Gesù. No, 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 non succede niente. Cosa intendi con questa tua? No, 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 fermo, 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 fermo. Non avevo il totem del non morto. Ok, ora. Io devo mangiare, devo risolvere. No, no, non vale. No, no, no. Non vale, non vale. Sì, ma. No, 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 no. E dai. Stupido. Dai, sono morto di nuovo. Non vale. Ah, che bello far uccidere. No, 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 non è bello. Sì, invece, è bellissimo. Perché. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Dunis prenderà le tue ceneri e le mangerà ogni volta che ne avrà bisogno. No. E farà sì che queste ceneri. Allora, tu stai lontano, dove sei nato devi star lì. Perché ah, io devo quindi nascondere. Io devo stare qui sotto. Sì, perché sempre nascondersi in questa parte della mappa non va bene, perché sennò poi dopo tu vieni. Ma tu mi stai vedendo adesso in questo momento? Eh no, io sono proprio sotto la mappa. Ok, poi dopo ritornerai tranquillo. Prima mi devo nascondere, poi dopo puoi venire, però. Le mie prima cose, vabbè, le riprendo. Vabbè, le riprendi. Esatto, le riprendi, bravo. Allora, prima vediamo, ragazzi, cerchiamo di capire insieme dove andare. Questa casa. No. Cos'hai capito di cosa ha detto Gabri? È una casa, una casa. Ah, non va bene. No. A parte che qua è pieno di case, quindi in realtà. Beh, è un indizio che sei in una casa. Esatto. Però, ragazzi, avete capito cosa voglio io fare adesso in questo momento? Avete capito perfettamente. Non dovete proprio preoccuparvi di questa cosa. Devo capire anche io. No, tu non devi capire affatto, perché tu fai schifo. Non è vero, non è vero, non faccio schifo. Insomma, più o meno. Posso. Cosa vorresti intendere? Ma niente di che, Gabri, assolutamente niente. No, 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 no. Gabri, puoi essere sveglio? Sì, 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 sono sveglio, sono. Perché se non parli fai davvero schifo un pochino, se parli male. Ma come? Me stavo parlando benissimo. Vabbè, no, benissimo, no, oddio, però bene. Oddio, benissimo, adesso ci alleghiamo. Benissimo, no, però bene. Ah beh, bene, dai, diciamo più o meno. Io sto cercando un posto veramente bello per nascondermi, perché voglio, insieme ai dunisiani, nascondermi in modo molto. Ah, capisco. Molto furtivo, molto. Capite cosa intendo, cosa Dunis intende con questa però parola? Però io dovrei trovare subito, devo trovare subito. Parli da psycho in questo momento, tipo. No, ti devo no, trovare. No, no, no. Ah, però devo trovare, ti devo trovare. Ma certo che sei proprio psycho comunque. Non mi devi trovare, puzzone schifoso. Cioè, no, nel senso, no, 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 no. Ovviamente se non mi trovi mi arrabbio anche, quindi. Ah, bene. Mi dovresti trovare in poco tempo. Cioè, non è che io posso stare, vabbè, dai, puoi iniziare, forza. Posso dai, iniziare, sennò. Posso iniziare. Assolutamente sì, non perdiamo altro tempo. Anzi, qua, ragazzi, va benissimo. Non è che mentre torno su nella mappa magari potrei vedere qualcuno. Spero di no, Gabri. Per sbaglio, tipo. Non mi dire che mi hai già visto, però. No, 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 non ti ho visto, non ti ho visto. Ah, ok, spero che tu non mi abbia visto, perché se mi hai visto la mia furia impetuosa si abbatterà sulla tua testa. Non ho visto nessuno. E farà sì che purghi il tuo insomma, il tuo essere divino. Sì, divino. Cosa? Io sono l'essere divino in questo caso. Però che purghi con una spada dentro un posto molto oscuro e buio. Cosa? Che ognuno di noi ha, ma che nasconde sotto un velo. Cosa? Certo, certo che sono diventato proprio un poeta comunque, ragazzi. Certo. Proprio. Uno sì, scrittore. Uno scrittore di opere liriche. Non so no, cosa. Di opere. Sì, adesso proprio la canto questa cosa, ragazzi. Tipo. Oddio. Oh, io faccio così perché. Tipo, com'è che avevo detto? Io purgo. Purgo. Cosa? Devo sedere. Faccio così, tipo, no? Capisco, capisco. Mi piace cantare la lirica adesso in questo momento. Anzi, adesso canto il pop. Oddio. Il sedere di Gabri. No, 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 no. Ma ho trovato una fence. Non è che magari. Una fence per terra. Magari, non è che. Figlio di schifoso! 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 No, non puoi. Non puoi, non ho nemmeno il totem. Non ho nemmeno. No, 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 no. Ah, sì, che c'è però, in realtà. Che schifo. Però almeno ho avuto un indizio.
Ah, quale indizio hai avuto? È vero, c'era una fence per terra. Dovevo essere più attento a non buttarla per terra. Allora, prima di tutto ti tipi immediatamente il TP gato. Sì, faccio subito. Muovi il sederone grosso. Grazie. Molto bene, sono contento. Adesso vai via che ti devo trovare. Vado. Intanto ti seguo. No, devo prendere il totem. Ti do un attimo di... Allora, però vola in creativa, però, veloce. Sì, vado. Intanto mi diletto a sistemare il quadro che c'è qua. Ho trovato un bellissimo posto. Hai trovato il posto? Di già? Sì. Ok, guarda. Tra l'altro non so se vale molto, Non so, comunque dovremmo anche muoverci perché sta finendo il video. Ma questa modalità è troppo no, bella. No, come? Bellissima. Mi sta prendendo troppo questa modalità, ragazzi, cioè nel senso. No, forse è meglio che trovo un altro posto perché è un po' irraggiungibile. Potrebbe darsi, cioè nel senso, anche se io non ti raggiungo comunque, Gabri, non ti devi preoccupare perché tanto... No, cambio, perché ero sulla nave. No. Allora no, assolutamente no. No, comunque... non cambi subito. Comunque ragazzi, guardate qua il panorama di questo posto, cioè porca miseria, è bellissimo. Ma che razza di mondo potrebbe mai essere questo? Sarebbe proprio bello farci una sopravvivenza lì sopra. Esatto, io vorrei fare una cosa simile sul server vanilla, però è difficile da fare. È vero, è molto difficile, anche perché poi dopo questo paesaggio è fatto tutto quanto apposta, cioè nel senso infatti. Il mondo è stato generato proprio così, quindi sul vanilla dovresti È vero, no, infatti è difficilissimo da fare, anzi impossibile praticamente. Un po' impossibile, esatto. Comunque caro Gabri, io ti confermo che sono ho dato il via alle danze, insomma, cioè via alle danze proprio via. Ah, capisco. Io non ho ancora finito. Non mi interessa o sei il via alle danze oppure Ho fatto. Immaginavo che avresti fatto. Vediamo un attimo. Dove ti nascondi nella parte della mappa visto che è grande? Non lo so. Ti vedo, mi vedi in lontananza, okay. Però allora, questa cosa però potrebbe anche non andare bene, perché se sei in lontananza vuol dire che non sei in vicinanza, quindi no, forse sai no, che esatto. Mi hai dato, potrebbe essere che mi hai dato un indizio. Scusa, hai percorso per caso delle scale ultimamente? Può essere, è pieno di scale. Beh, in effetti questo hai ragione, però io ho trovato un posto veramente bellissimo in questa mappa che devo dire che... Comunque questa mappa posso dire che è stata costruita proprio bene, cioè... Esatto, è bellissima. Sono molto soddisfatto di averlo trovata a caso, fra l'altro. Infatti. Molto bella, certo che noi, comunque le serie di Minecraft, che professionalità. Allora... infatti, veramente... Anche perché poi abbiamo inventato, cioè, ma questa è la creatività, ragazzi, cioè nel senso la inventiamo sul momento, cioè questa la vera creatività che Dunis ha e che nessun altro di tutti. No, scherzo, per l'amor del cielo non diciamo cavolate. Gabri, cosa sei qua? È successo? Dove? Sì. Dove no. Sono? No, forse non ci sei. Non lo so, c'è qualcosa che mi dice che ci sei in realtà. Non sto capendo, mi sembra... Dove? In che punto? Ah, ma sinceramente non so nemmeno come dire, come spiegarti in che punto, perché se ti dico vicino a una casa e sei dappertutto vicino a una casa, quindi... Non so, cioè non saprei, cioè boh... no, infatti è difficile da spiegare. Infatti... comunque quando guardo in quella direzione lagga sempre, continuamente. Infatti... Non va bene. Scusa, puoi essere sveglio? Io sono sveglissimo. Mi hai risposto mezz'ora in ritardo! Ma come? Ti sembra essere svegli questo? No, io sono allora, sveglissimo. Stai sveglio, mannaggia va te. Va bene. Perfetto. E se non stai sveglio ti dovrò punire. No, devo vivere. In un modo... Ma chi non ti devo detto... essere punito. Chi ti ha detto che ti voglio uccidere, Magari no, ti voglio fare cose ancora più terribili. Grazie. Non si possono nemmeno dire. Vabbè, allora, io non sto capendo dove sei finito, però abbi pazienza, caro Gabri, quindi... Io aspetta. Ti vedo ancora in lontananza. Ancora in lontananza sto? Sì. Adesso ti ucciderò, schifo! No! Sì! No, non vale. Avevo preso pure la mela d'oro. Stupido. Allora, no, che schifo. Ragazzi, niente, questo video è stato bellissimo da fare. Vorremmo... Esatto, è molto bello. Io l'adoro questa modalità. Infatti, mamma mia, ce lo diciamo da soli perché nessuno ce lo dice. Scherzo, Scherzo, chiaramente tutti ce lo dite che siamo bravissimi. Mamma mia, quanto siamo bravi. Quindi, niente, fateci sapere se volete vedere altri video di questa modalità. Scriveteci nei commenti. Grazie mille a chi ce lo scriverà. E quindi niente, iscrivetevi al canale, lasciate like, fate cose, non lo so, condividete il video, insomma tutte le cose, esatto, che...
condividete e ci vediamo nel prossimo video. Ciao tunisiani, ciao ragazzi, ciao, ciao popolo, mannaggia a me che mi scordo sempre, ciao popolo.